Tensione a Ventimiglia, la polizia ha arrestato al valico di frontiera del Fanghetto tre persone, due donne e un uomo, avevano con sé bastoni, spranghe, catene e coltelli. Si tratta di un'italiana residente a Parigi e due francesi. I No Border intanto hanno deciso di annullare la manifestazione prevista per oggi pomeriggio dopo la morte ieri del sovrintendente di polizia Diego Turra, colpito da un infarto poco prima degli scontri. Non c'entriamo niente con la morte del poliziotto, dicono gli attivisti, che manterranno un presidio a difesa dei migranti che si trovano nel centro di accoglienza di Ventimiglia. A noi non piace un mondo con le frontiere, crediamo che tutto questo vada cambiato e lo facciamo con le nostre forze e cercando di sostenere le persone in viaggio.